Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vado a spiegarvi un po' quello che mi porterò dietro per il viaggio a Capo Nord per quanto riguarda l'attrezzatura da campeggio. Infatti penso che farò quasi principalmente campeggio. Mi porterò, come avete visto, questa tenda della Decathlon, la 2 Second, la nuova 2 Second. Avevo già fatto un video, ve lo lascio qua nella in alto a destra, per andare a vedere appunto il primo unboxing, la prima recensione molto veloce. Penso che porterò appunto questa. Poi oltre a questo ragazzi, andiamo a preparare insieme la borsa. Vi porterò un bel telo sottotenda, perché se andrete a vedere il video di presentazione capirete che il fondo è un po', a mio avviso, un po' fine, e vi consiglio di portarvi dietro un bel sottotenda. Ovviamente i picchetti, poi sempre della Forclax, della Decathlon, un bel sacco a pelo. Questo qua è dai 15 ai 10 gradi, spero che possa andare bene. Penso che mi porterò dietro anche una coperta di quelle termiche, diciamo coperte di sicurezza, quelle termiche in semialluminio, diciamo. Poi ovviamente roba per pulirsi, per lavarsi, il nostro materassino, questo è autogonfiante. Vi faccio vedere comunque in alto a destra, avete un altro video dove vado a presentarvi questo prodotto. E poi roba nuova ragazzi, che ho appena preso un kit diciamo di pentole non molto grandi, tanto comunque sarò da solo, quindi pentolina piccola, un'altra pentolina col bicchiere. Ok, vedete che ha i manici che si possono aprire, e in più qua abbiamo il fornelletto, e qua abbiamo anche le tre posate, coltello, forchetta e cucchiaio, quindi molto molto portatile, molto piccolino come roba, e comunque comodo da portare in giro. Ok, qua abbiamo il nostro fornelletto. Ho preso due bombole dalla Decathlon, queste due bombolette. Questo vedete arriva in confezione con il kit, diciamo, di pentole, il treppiede qua. Quindi andiamo ad aprire il nostro fornelletto, lo andiamo ad avvitare la bomboletta. Ne ho prese due, dovrebbero bastare per 2 settimane. Ok, adesso vi faccio vedere il funzionamento. Ok, con questa chiavetta, diciamo, andiamo a aprire il gas. Questa chiavetta, andiamo a aprire il gas e andiamo a dare la fiamma. La fiamma non si vede, ma si sente. Ok, quindi noi poi andremo a mettere su le nostre pentoline. Adesso mi metto qua, ma quando sarà in giro magari qualche tavolino, qualche cosa, lo troverò dove sedermi, e andiamo a fare così, tac,
non so se vedete, comunque sta su. Ok, e abbiamo il nostro pentolino da campeggio che ci porterà in giro, ci farà mangiare per queste 2 settimane. Comunque trovate il link, tutti i link in descrizione di quello che vi faccio vedere. Quindi andiamo a rimettere a posto tutto, quindi mi porterò dietro, diciamo, queste cose qua. Siamo più o meno, avevate già visto tutto, dal materassino alla tenda, a un po' tutto, anche questa borsa qua che andrò a mettere sulla sella passeggero. Quindi sarà tutto on the road e spero comunque di riuscire a portarvi dei bei video. E quindi, ragazzi, vi ricordo appunto di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video, e presto dovrebbero arrivare, ragazzi, i video su Capo Nord. Saranno magari 2 o 3 video della preparazione. Uno appunto è questo, dove andrò appunto a spiegare, dove vi vado a spiegare quello che porto a livello di attrezzatura da campeggio. Comunque vedete che è davvero, questo kit di pentole è molto compatto e tascabile. Voilà. Con l'unica cosa che non metterò dentro in questa borsa sono le 2 bombolette di gas, perché ho un po' paura che si vadano a rompere poi dietro, però magari se le metto sopra, adesso andrò un po' a valutare. Ah, inoltre, ragazzi, non vi ho fatto vedere il mini scolapasta, perché la pasta sarà una delle principali alimenti che mi sosterranno durante questo viaggio. Porterò dietro, penso, 1 o 2 chili di pasta, così almeno posso far sulla pasta con, non so, tonno, salmone, quello che troverò in giro comunque. E niente, adesso vado a richiudere la tenda. E ragazzi, grazie ancora e alla prossima. Spero di non avervi annoiato, però penso che farvi vedere come ci si prepara al viaggio, cosa mi porterò dietro in questo viaggio, che comunque dovrebbe essere un viaggio importante per il canale, un viaggio importante per me, perché è comunque molto lungo. Sono 8.000 chilometri in 2 settimane, quindi ragazzi, speriamo di farcela. Un viaggio lungo l'Europa che mi porterà appunto a Capo Nord, si spera. Io spero di riuscire, comunque spero anche che il bel tempo mi assista. E niente, ragazzi, seguite il canale per restare aggiornati su quello che succederà durante il viaggio. Quindi grazie ancora e alla prossima. Ciao, ciao!